522 eventi coordinati da 68 proloco per un totale di 5.000 volontari. La forza dell'associazionismo prevale anche nella provincia di Pesaro Urbino, dove riesce a mantenere un ruolo strategico nell'accoglienza e nella promozione turistica. A conoscere a fondo le potenzialità delle tante realtà locali è il presidente provinciale dell'Umpli, Damiano Bartocetti, che ha convocato i vari presidenti e i volontari al monastero di Fonte Avellana, alle pendici del Monte Catria. All'ordine del giorno i progetti, le collaborazioni e il lavoro fondamentale svolto dalle Proloco come sentinelle di salvaguardia dell'identità di ogni territorio. Non era così scontato portare così tante autorità oggi in questo monastero e soprattutto le numerosissime consorelle, le Proloco. E il messaggio che oggi vorrei dare è fare comunità. Siamo qui per fare comunità e questo per noi deve essere un obiettivo importante, fondamentale e straordinario dei nostri borghi e delle nostre eccellenze. Oggi puntiamo su un nuovo progetto che è l'antica Via del Gusto, che abbiamo promosso assieme alla Regione Marche, e il Natale che non ti aspetti, che ormai è gemellato con Bolzano e che vedrà proprio la luce in questi giorni, un progetto di rilievo nazionale. Anche i volontari svolgono comunque un ruolo fondamentale. Strategici e fondamentali. I nostri volontari, lo ripeto, sono strategici e fondamentali. Se non avessimo le Proloco, noi oggi non potremmo essere qui a parlare di turismo e soprattutto non saremmo qui a ricorrere i tanti eventi di enogastronomia, di cultura che si organizzano nell'intero territorio provinciale. L'assemblea è stata anche l'occasione per chiedere alla Regione una nuova legge che riconosca il ruolo costruttivo delle Proloco nella strategia turistica con obiettivi a lungo termine e da intensificare insieme ai centri IAT. A confermare il sostegno della Giunta regionale, l'assessore Francesco Baldelli. I 2 anni di stop, come poco fa diceva, rappresentano la testimonianza di come le Proloco sul territorio siano uno straordinario moltiplicatore per la nostra economia e per la valorizzazione di un ambiente come quello della provincia di Pesaro Urbino incontaminato e che in 30 chilometri può offrire diverse tipologie di turismo, da coloro i quali amano la montagna fino ad arrivare alle nostre spiagge attraverso delle colline piene di emergenze culturali. E noi coinvolgeremo le Proloco in tutte le dinamiche di rilancio del turismo, della cultura di questi territori, ad esempio iniziando dall'enoturismo sul quale stiamo lavorando con i colleghi, sino ad arrivare al rilancio delle infrastrutture che colleghino sinergicamente i territori interni con la nostra costa. Questo faremo in questo gioco di squadra anche con le Proloco. Il sistema turistico, la qualità della vita e il paesaggio, ha poi evidenziato il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico delle Marche, rappresentano i 3 elementi centrali dell'offerta turistica e le Proloco, ha detto, danno un forte impulso al valore dell'accoglienza. In questi anni è cambiato profondamente il ruolo del turismo all'interno dello sviluppo economico della regione. È un turismo che punta essenzialmente ai valori dell'esperienzialità, dell'accoglienza, del vivere borghigiano. All'interno di questi concetti ovviamente le Proloco sono un elemento di aggregazione forte e centrale rispetto alle politiche regionali. Per questo il governo regionale le riconosce, le sostiene e in prospettiva io credo andrà a potenziarle proprio per continuare a sviluppare un valore dell'accoglienza che sia preminente rispetto all'offerta turistica più generale.